Allora, buonasera cari colleghi e colleghe, beh, innanzitutto ovviamente buon Natale. Oggi è proprio il giorno di Natale e mi trovo qui a disturbare la serenità delle vostre feste perché ieri sera, direi dopo le 8, non so che ora esattamente, ma sono sicuramente dopo le 8 di sera, dopo le 20. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 221-2021 che è previsto come inizio di vigenza al giorno successivo a quello della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale e quindi a partire dalla data di oggi. È un decreto legge che ovviamente tratta di Covid, visto che ormai io vi parlo ahi noi solo di quello, e introduce alcune novità che in realtà abbiamo già sentito dai giornali e dai TG in questi giorni, però sapete meglio di me che carta canta, okay? Fino a che non c'è l'atto pubblicato sulla Gazzetta possiamo parlarne all'infinito, sappiamo già che sono successi altri problemi in fase di pubblicazione. Bene, non vi annoio troppo, parto subito con le novità. La prima che vabbè, ormai sapevamo è che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022. Di conseguenza, alla stessa data sono stati prorogati anche la facoltà di stabilire limitazioni agli spostamenti o alle attività, così come era stato previsto dal decreto legge 19 del 2020, convertito nella legge 35 del 2020, e ancora nello stesso modo è stato prorogato tutto l'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legge 33 del 2020, convertito nella legge 74 2020. Quindi, per quanto riguarderà eventuali sanzioni che saremo chiamati a fare, diciamo nulla cambia rispetto a quello che siamo abituati ad applicare. Ovviamente, sono altre le cose che cambiano e sono abbastanza importanti. La prima, dal 1 febbraio, ovviamente del 2022, viene modificata la durata del Green Pass, che scende. Eravamo partiti, se ricordate, da 12 mesi, erano stati ridotti a 9, ora sono stati ulteriormente ridotti a 6, ovviamente da quando, a far data dal compimento del ciclo vaccinale primario o dalla data di somministrazione del richiamo, della cosiddetta dose booster. Quindi non più 9 ma 6 mesi. Identico discorso vale ovviamente anche nel caso dei guariti. Okay? E troverete eventualmente nelle slide le tre tipologie. Quindi vaccinati con, diciamo, col completamento della ciclo vaccinale, dose booster oppure guariti. Ovviamente, lo dico ovviamente nel senso che lo sappiamo ormai, anche questo l'abbiamo imparato, nel caso uno si sottoponga ad un test che dia un risultato positivo, il Green Pass viene revocato, poi riprende a decorrere dall'avvenuta guarigione. Peraltro ci è stato anticipato, ma non è ancora uscita, o almeno io ancora non l'ho trovata, l'ordinanza del Ministero della Salute, che appunto con l'ordinanza di questo Ministero il periodo minimo tra la somministrazione della diciamo, terza dose o della seconda nel caso di applicazione di un vaccino monodose, quella diciamo che serve per il completamento del ciclo vaccinale primario, ovvero la dose booster, bene, quel periodo è ridotto da 5 a 4 mesi. Sono confermati, lo sapevamo già, come esclusi dal Green Pass i bambini di età fino a 12 anni, ma nel caso fossero stati vaccinati, anche loro ricevono, il Green Pass.
Prima novità, diciamo di impatto, perché già da applicarsi da oggi, riguarda i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, le famose o famigerate mascherine. In zona bianca, quindi anche in zona bianca, dal 25 dicembre, da Natale, cioè da oggi, e fino al momento, al 31 gennaio 2022, vige l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto. Quindi da oggi in teoria sarebbero possibili già sanzioni. Ma, insomma, diamo tempo un attimo alla gente di assorbire questa novità, perché immagino che, come dire, ieri sera verso le 9 non ci sono stati molti cittadini che si siano messi lì a guardare sulla Gazzetta Ufficiale se era stato pubblicato il decreto. Quindi credo che oggi serva un minimo di tolleranza. Bene, continuiamo. Sempre da oggi, ma fino al 31 di marzo, quindi fino alla fine del periodo di emergenza, speriamo fine del periodo di emergenza, c'è un nuovo obbligo, ovvero quello di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, quindi più protettivi. In quali casi? Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, nelle sale da concerto, nelle sale cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati. E per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto. Quindi in questi casi è obbligatoria la mascherina FFP2. In questi stessi luoghi, diversi dai servizi di somministrazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. Quindi se vado a teatro, non posso, non sarebbe neanche molto cortese in realtà, non posso, diciamo così, ecco al cinema che magari c'è l'abitudine, non posso mangiarmi i famosi popcorn, ok? Ovviamente diversi dei servizi di ristorazione, perché se c'è il servizio di ristorazione annesso, ovviamente è un altro discorso, ma all'interno del cinema, per esempio, non potrò consumare alimenti o bevande e devo appunto tenere la mascherina FFP2. Questo stesso obbligo vale anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici o privati, ma ad uso pubblico, diciamo. Quindi vale anche per i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. Diciamo così, non solo nei treni ad alta velocità, ma anche per esempio nei treni, negli interregionali, per intenderci, okay? E ovviamente anche sui bus. Altra novità di grande rilievo, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso nei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, lasciamo stare però le solite mense e il catering continuativo, ok? E quelli all'interno degli alberghi. Quindi negli altri casi il consumo di cibo e bevande è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi che derivino da ho messo nelle diapositive i soliti tre casi che ormai conosciamo, sono le famose lettere A, B e C bis dell'articolo, non ricordo mai se è 9 o 9 bis, mi perdonerete, poi ve lo andate a vedere se volete, del decreto legge 52 2021, che sono l'avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, l'avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dall'isolamento prescritto in seguito all'infezione sempre da SARS-CoV-2,
e l'avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Ovviamente sparisce in questo modo quindi la differenza tra consumazione al tavolo e consumazione al banco. Altra novità direi decisamente importante, da Natale e fino al 31 gennaio, quindi in questo caso diciamo poco più di un mese, sono vietate le feste comunque denominate, gli eventi a questi assimilati, e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Direi che i sindaci che hanno in mente di organizzare manifestazioni all'aperto in occasione dell'ultimo dell'anno è meglio che decidano di fare altro. Sono sospese, anche questo l'abbiamo sentito in TV ormai da vari giorni, le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Quindi le discoteche ai loro per l'ultimo dell'anno non potranno svolgere la loro attività e dovranno rimanere sospese fino al 31 gennaio. Altra modifica, questa parte dal 30 dicembre, come vedete ci sono, vuol dire, delle durate diverse sia come punto di partenza che come termine finale. A partire dal 30 dicembre e in questo caso fino a fine emergenza, quindi auspicabilmente il 31 di marzo, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice è consentito esclusivamente a due categorie di soggetti: ai soggetti muniti di una certificazione verde rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, quindi a seguito della somministrazione della cosiddetta dose booster, oppure ai guariti o ai guariti dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario, cioè il caso che avevamo poi visto prima, okay? Ma in questo caso qui, in questo secondo caso, è necessario anche un test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso. Quindi diciamo, chi ha fatto la dose booster è sufficiente quella, chi è guarito e non ha però poi fatto la dose booster deve dotarsi di un test antigenico rapido o molecolare eseguito 48 ore prima dell'accesso. Quindi bisogna organizzarsi un attimo. Dal 10 di gennaio, quindi altra data di partenza di queste prescrizioni diverse, e anche qui fino alla cessazione dello stato di emergenza, è soggetto a Green Pass rafforzato, salvo le solite esclusioni, quindi minori di 12 anni e persone esenti con certificazione, l'accesso a una serie di strutture e attività che anche qui siamo ormai abituati a conoscere. Musei, altri luoghi, istituti della cultura e mostre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente però alle attività al chiuso, nonché gli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con l'esclusione dall'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità eventuali. I centri termali, salvo, anche qui lo sappiamo già, che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento. Ancora, centri culturali, centri sociali e ricreativi, circoli associativi del terzo settore, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di somministrazione. Infine, le attività di sale gioco, sale scommesse, e sale bingo e casinò.
Quindi dal 10 di gennaio per l'accesso Green Pass rafforzato. Viene introdotta anche la necessità della certificazione vaccinale anche nel caso, è stata aggiunta, l'ho messa nelle diapositive, spero di riuscire a farvele avere, ho lasciato proprio la lettera IBIS perché è stata aggiunta una lettera IBIS per i corsi di formazione privati svolti in presenza. Poi ci sono delle proroghe, ovviamente fino al 31 di marzo, e sono dell'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione vaccinale per gli insegnanti, gli studenti e per l'accesso di chiunque alle istituzioni scolastiche e universitarie, per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico, per il personale del pubblico impiego, per i magistrati e per il personale del settore privato. È confermato l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario, i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie e per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e dei servizi segreti. Se vi manderò le slide, mi sono mangiato segreti, troverete solo servizi, ma sono i servizi segreti. Sono troppo segreti, insomma, mi sono scappati, e degli istituti penitenziari. Viene prorogata anche quella disposizione temporanea che era stata inserita dall'articolo 6,1 del decreto legge 172/2021. Erano quelle disposizioni temporanee che erano in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio. Bene. Sono state prorogate, salvo le ulteriori restrizioni che sono state introdotte adesso con questo decreto legge, sono state prorogate fino al 31 marzo 2022. Poi fino al 31 marzo sempre si applicano inoltre le misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti successive al 2 marzo. Bene, io direi che con questo ho chiuso, ringrazio tutti per la pazienza, vi faccio davvero tantissimi auguri di Buon Natale, sia da parte mia ovviamente che anche da parte del sindacato a cui mi onoro di appartenere, il SulPL, e ne approfitto anche per ricordarvi che, visto che siamo in periodo di rinnovo delle RSU, come dire, chi non è ancora iscritto e ci sta pensando e ha voglia, insomma, anche a livello mio personale, insomma, se potete e se vi va di farlo, fatelo entro il 31 dicembre. Parafraso una frase molto famosa e con questa davvero chiudo e non vi disturbo più. Sarebbe un piccolo gesto per il singolo operatore di polizia locale, ma un grande gesto per la comunità della polizia locale italiana che ne ha veramente molto bisogno. Lo vediamo anche dagli ultimi sviluppi sulla riforma della nostra legge. Ancora buon Natale davvero a tutti e alla prossima.